Il programma è offerto da Acciaierie Valbruna Bolzano. Proiettati nel futuro. Green Energy. Wellness e Fitness Center. Secure Planet. Specialisti in sicurezza. Inama Decor. Dormire sano. Vivere con stile. Sparkasse. Cassa di risparmio per te e per la tua famiglia. Alperia. Anche nello sport siamo l'energia dell'Alto Adige. Mobilificio Cavalli. A Civezzano arrediamo lo spazio assieme a te. Ballarini Demolizioni. Con stile facciamo venire giù tutto. B2A Rovereto. Robotica industriale, automazione. Buonasera a tutti, benvenuti alla 23esima giornata del campionato di Serie A2 femminile Girone Nord, che vediamo le squadre di casa Pallacanestro Sisters Bolzano contro Castelnuovo Scrivia. Presentiamo i due quintetti, il quintetto base per la squadra di casa sono Schwimbacher, Sofia De Marchi, Thea Peric, Giovanna Cela e Maryam Nasrawi. Invece per Castelnuovo Scrivia abbiamo con il numero 3 Marangoni, con il numero 11 Valdelli, con il numero 7 Premasunak, con il numero 13 abbiamo Gianolla e con il numero 10 Leonardi. Squadre pronte a centrocampo. Primo possesso per la squadra ospite, Castelnuovo Scrivia. Zunac. Passaggio dentro area. Si gira con i suoi centimetri, trova due punti facilissimi per prima Zunac. Schwimbacher. Palla fuori da tre, Nasrawi da tre punti, canestro importante, tre punti per la squadra di casa. Castelnuovo fuori dall'area, giro palla. Alla palla sotto canestro. Ottimo passaggio e ottimo taglio per Castelnuovo che trova due punti facili da sotto. Cela da 3, secondo ferro, palla che schizza, Castelnuovo riparte in transizione, buono scarico,
Tiro da tre, corto, è un airball. Palla fuori, possesso, palla canestro Bolzano. Marchi, Nasrawi, da fuori area, gioca insieme a playmaker, e Marchi, però cerca un passaggio difficile sotto canestro, palla contesa, palla alla squadra di casa per Bolzano. Nasrawi sotto canestro, due punti, si gira, ottimo talento il suo. Nuovo che cerca sempre il gioco a due con la sua lunga, cerca un passaggio da sotto canestro ma prende il tabellone, possesso per la canestro Bolzano. Marchi fondo campo, pressata sul pallone. Tiro palla, Zimbacher fuori da tre, ferma. La palla Nasrawi sotto canestro, che ridà a Diana Zimbacher fuori da tre, primo ferro, palla corta. Palla Leonardi fuori da tre. Sempre Leonardi, tenta la penetrazione, palleggia il resto e tiro, fallo sul tiro. Due tiri per Castelnuovo. Primo libero a segno per Castelnuovo, che porta sul 5 pari. Leonardi 2 su 2. Non si capiscono, Cela che ha la palla sul fondo, una finta di taglio, la tratta Niganno. E Marchi con la pressione, Castelnuovo, palla fuori, Gianolla fuori dai tre, palla sotto canestro, sempre prima d'una, di nuovo fuori. Il nuovo riparte. Pierrol fuori da tre. Leonardi, primo ferro, rimbalzo, bellissimo rimbalzo di Gianolla che trova due punti facili da sotto canestro. E Marchi pressata, sempre pressata, porta sul pallone. Il Bacher cerca il gioco a due con Tea. Tiro di De Marchi, lungo, rimbalzo di Leonardi, sempre porta sul pallone, palla sotto Gianolla, scarico fuori dai tre, primo giro palla, e buonissima presentazione di prima Zuna che trova due punti in penetrazione.
Eccoci col secondo quarto, sul punteggio di 19-9, ci scusiamo per i problemi avuti con l'audio. Abbiamo, speriamo, risolto in bene. Tanto palla a Castelnuovo Scrivia, che tenta subito una tripla a inizio secondo quarto. Rimbalzo per Federica Del Bosco. Lisa Scordino porta sul pallone. Del palleggio, serve sotto Fabricini. Però un buono scarico per Nasrawi, 3-3. Limbacher, palla persa per pallacanestro Bolzano. Castelnuovo Scrivia in transizione, bella palla dietro schiena. Questo canestro, ottimo canestro di Marangoni, che si gira molto bene. Spalle a canestro e trova due punti. Scordino, Fabricini. A canestro che fatica a trovare una buona rotazione di palla. Fabricini sotto canestro, 5 secondi allo scadere. Fabricini sotto canestro, passo e tiro, fuori per un pelo. Scrivia di nuovo in transizione, che trova sempre due punti facili contro Bolzano. Buon taglio di Lisa Scordino, che trova due punti facili sotto canestro. Prova Fabricini a vederla. Marangoni in posta. Doppio blocco alto. Scarico. Tiro da tre punti di Rulli. Facili, facili. Lasciata sola, non marcata, fuori da tre. E va a segno. 26-11 il punteggio per la squadra ospite Castelnuovo. Scordino, Fabricini vuole palla sotto canestro, viene servita. Scordino di nuovo, fuori da tre, palleggia resto e tiro. Morto di nuovo a Marangoni. Fuori da tre, trova un pallone che si schianta sulle gambe, transizione. Pallo ai danni di Fabricini a metà campo. Era partita bene Nasrawi. C'è un cambio per la squadra di casa, esce Nasrawi, entra Marcello. Un altro cambio per la squadra di casa, pronta a rientrare di nuovo Cela al posto di Del Bosco. Scordino. Scordino fuori da tre. Prova a girare la palla. Cela. Rischia di perdere la palla. 5 secondi al tiro. Schwimbacher deve inventare, riceve un fallo. Ottimo fallo, che riporta 14 secondi il tempo. E permette a Bolzano di impostare la nuova azione. Nasra, brava Diana. Ottima palla, ottimo assist. Schwimbacher, ottima palla sotto per Cela, che purtroppo si mangia due punti. Fallo di Fabricini, che spinge Rulli quando la palla stava per uscire. Castelnuovo. Palla Marangoni, imposta l'attacco. Serve smorto fuori da tre. Con una finta si mangia due giocatrici. Di nuovo palla Marangoni. Step back in allontanamento, palla sul primo ferro. È stato un ottimo tiro. Alla fuori per Ravelli, che riceve un fallo. Cambio intanto per Castelnuovo. Esce Ravelli ed entra Baldelli.
Valdelli fuori. Palla per Marangoni. Di nuovo Valdelli. Rotazione per Smorto. Difesa a zona intanto per la squadra di casa. È un ottimo tiro da fuori. Corto sul primo ferro. Rimbalzo per Castelnuovo. Ancora. Castelnuovo continua a dominare anche il rimbalzo. Attacca molto bene la zona di casa. Primo ferro. Fabricino rimbalzo. Schinbacher. Fuori per Scordino. Da tre punti libera, lasciata da sola, che tira, palla lunga. Ottima palla sporcata da Marcello, che guadagna una rimessa dal fondo per la squadra di casa. Schinbacher, buona finta, riesce a entrare per trovare due punti facili da sotto. Punteggio di 26 a 13 per le ospiti. Squadra di casa che è tornata a uomo. Schinbacher, buona difesa, riesce a passare sul blocco. Pallo di Fabricini. Per una spinta ai danni di Baldelli. Rimessa dal fondo per Castelnuovo. Tiro da tre, liberissima. Un altro rimbalzo per Castelnuovo. Baldelli. Alla sotto, di nuovo fuori per Smorto che trova Baldelli di nuovo fuori. E mette una tripla, bellissima tripla con fallo subito. Possibile il gioco da 4 punti. Cambi per la squadra di casa, escono Fabricini per Tea Peric e Giovanna Cela per Nasrawi. Adegli al tiro libero. E mette pure il tiro libero, un bellissimo gioco da 4. Marcello fuori, palla per Nasrawi, fuori da 3. Peric che prende posizione bene sotto canestro. Gioca l'uno contro uno. Palla corta. Morto, fuori da 3. Per Rulli. Sempre Baldelli, bellissima palla, bellissimo triangolo. La palla servita da Rulli sotto canestro per due punti facili. Gatti. Schinbacher cerca di servire sotto Peric che si gira e trova due punti. Un'ottima rotazione. Bellissimo taglio, palla contesa, capisce tutto Smorto che anticipa e segue il taglio di Nasrawi e arrivano insieme sul pallone. Tanto cambi per Castelnuovo, escono Gatti e Marangoni, entrano Leonardi e Premasunac. Rimessa, De Marchi, palla fuori, intercettata, sempre rimessa laterale per la squadra di casa. De Marchi, bellissima palla che passa
tra due giocatrici. Peric sbaglia da sotto, riserva un'altra ottima palla per Nasrawi, che si gira e sbaglia con un po' di sfortuna. Lamentano falli subiti, ma transizione di Castelnuovo, che si passa una palla sotto canestro, trova due punti più il fallo. Morto il tiro libero, lo mette a segno e porta a casa un gioco da tre punti. Altro cambio per Castelnuovo, esce sempre smorto e rientra Bernetti. Francesca Nasrawi porta sul pallone, serve De Marchi, Bacher esce dal blocco, un po' di difficoltà. Peric fuori da tre, riceve tiro e tripla, bellissima tripla, molto difficile. Brava Peric. Pallo di Peric da dietro. Prende il braccio. Saranno altri due tiri per bonus. Messa dal fondo De Marchi. E gioca, batte uno contro uno. Prova ad appoggiare a tabellone, non ce la fa. Pallo ai danni di Peric. Messa da fondo per la padrone di casa. Peric riserve De Marchi, prova a impostare un attacco a pick and roll con Nasrawi, palla difficile da ricevere, infatti palla persa. Castelnuovo Aldelli per Bernetti, fuori. Ottima palla, sempre fallo sotto canestro, canestro sbagliato, di nuovo lunetta. Gianolla segna il primo. Due su due per Gianolla, che porta il punteggio di 40-18. Castelnuovo che fa vedere che è una squadra che punta alla promozione. Peric fuori da tre. Palla di nuovo per Schwimbacher, che esce per De Marchi, prende un pick and roll centrale. Palla fuori a Nasrawi, che cerca e trova un'ottima palla sotto canestro a Peric, e trova due punti, libera da sola e lascia la sua il suo difensore alle spalle. ...40-20, 1 minuto e 30 al termine del primo tempo. Mazunac, primo ferro, rimbalzo di Fabricini. De Marchi,
da 3, lasciato abbastanza libera. Nasrawi che riserve Terry sotto. Bimbacher finta a saltare il difensore, secondo ferro. Alla lunga che scavalca tutta la difesa di Bolzano, sbaglia però la giocatrice da sotto canestro. 80 secondi, palla sotto a Nasrawi che si gioca di nuovo l'uno contro uno. A vedere il fisico, prende un fallo, non fischiato, e trova due punti facili da sotto. Nasrawi da dietro, sporca il pallone, sempre palla Castelnuovo. Zona per la squadra di casa, gli ultimi secondi che lasciano libera la tripla dall'angolo. Primo ferro, Bolzano che parte con transizione, 10 secondi alla fine. Nasrawi tiene il pallone, la Schwimbacher, 4 secondi alla fine. Cerca una tripla, molto difficile. Ferro, finito il primo tempo, su un punteggio di 40-22. La Union Hotels Canazei, Campitello di Fassa e la Val di Fassa vivono un legame stretto e profondo nella valle montana più bella del mondo. Siamo nel cuore delle Dolomiti, patrimonio naturale dell'umanità, ai piedi della Marmolada, circondati dalle maestose e imponenti vette del Sella, del Pordoi, del Sassolungo e del Catinaccio, frequentate da sciatori, escursionisti, alpinisti e amanti della natura. In questo splendido scenario, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, l'organizzazione Union Hotel Canazei Campitello di Fassa è lieta di accogliervi con la propria tradizionale ospitalità. L'Hotel Dolomiti, un'imponente struttura nel centro di Canazei, venne realizzata nel 1909 su interessamento della famiglia degli Asburgo e del dottor Cristo Manos, ideatore della grande strada delle Dolomiti ad inizio Novecento. Sono passati più di 100 anni, ma l'Hotel Dolomiti mantiene inalterato il fascino legato alla storia e alla tradizione, rievocando nelle sale e negli affreschi le memorie dell'impero austro-ungarico, coniugati perfettamente con il comfort di moderni servizi, suite romantiche e momenti di piacevole relax nel centro wellness con idromassaggio, cromoterapia, sauna romana e finlandese, bagno turco e sala fitness per gli sportivi. L'hotel Il Caminetto di Canazei, situato in posizione tranquilla e soleggiata, davanti a uno scenario naturale unico, è ben collegato agli impianti di risalita del belvedere Sella Ronda. Dispone di un centro benessere ove poter trascorrere momenti di piacevole relax con ampia piscina e veduta panoramica. Nel complesso alberghiero è inserito il centro di intrattenimento, congressi e spettacoli Gran Tobià Taverna Theater. L'American Bar e l'annessa discoteca Exen Club permettono di completare la giornata all'insegna del divertimento. L'Hotel Bellevue, situato nel centro storico di Canazei, gode di una posizione strategica per la vicinanza agli impianti di risalita del belvedere Sella Ronda e alla pista del bosco, che in inverno permette di raggiungere l'albergo con gli sci ai piedi. L'ambiente è tipico con arredi rustici, con un rilassante centro benessere. E per finire la giornata, buona musica lieta piacevoli serate in compagnia presso la taverna Espagnola. L'Hotel Rubino offre eleganza e classe. È situato in posizione tranquilla, vicino al bosco, a due passi dal centro di Campitello di Fassa e nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita del Col Rodella Sella Ronda. Gli arredi ricercati, le importanti rifiniture in legno pregiato e gli ambienti raffinati creano un'atmosfera rilassante ed avvolgente. Il centro wellness, con ampia piscina, idromassaggio e sauna, permettono di trascorrere momenti di relax e benessere. Il ristorante Il Giglio Rosso propone i piatti della migliore tradizione enogastronomica locale, in eleganti sale, dove l'attenzione del nostro staff
soddisfa ogni particolare. A due passi dal centro di Campitello di Fassa, anch'esso nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita del Col Rodella Sella Ronda, il Park Hotel Diamant, caratteristica struttura in stile tirolese, è completamente immerso nel verde e nella tranquillità ed offre ambienti accoglienti e caratteristici. L'albergo dispone di parco privato attrezzato e di ampia terrazza esterna. La stube tipica in stile tirolese e il centro benessere La Malga completano la proposta alberghiera per una vacanza serena e rilassata. L'hotel Grand Chalet Soregues richiama la tradizione e l'architettura ladina in una posizione strategica nel centro di Campitello di Fassa e nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita del Col Rodella Sella Ronda. L'ambiente, come sempre, è curato e rifinito nei particolari, con un'accogliente stube tipica in legno. Per dedicarsi alla cura del proprio benessere, il centro wellness dispone di mini idropiscina, grotta termale, water paradise, cascata di ghiaccio. Inoltre, all'interno dell'albergo, lo Sporting Club e Beauty Gallery propone una palestra attrezzata, oltre a 5 cabine estetica a tema e ai lettini massaggio. L'hotel Groman è situato in zona centrale a Campitello di Fassa, adiacente alla funivia del Col Rodella Sella Ronda. Dispone di tutte le caratteristiche per allietare e rendere confortevole il vostro soggiorno. Atmosfera accogliente, con ambienti in legno pregiato, ampie sale, tradizione culinaria e centro wellness sono gli ingredienti della nostra tradizionale ospitalità. L'hotel Villetta Maria si trova in posizione suggestiva e spettacolare, circondato da boschi e panorami mozzafiato, con collegamento funiviario al circuito della Sella Ronda. È ai piedi del massiccio della Marmolada e del Vernel, storico punto di ristoro per i pionieri dell'alpinismo che volevano cimentarsi con Punta Penia, il picco più alto della Marmolada. Ora è un confortevole albergo, dove l'ambiente molto intimo ricorda il cottage di montagna. È dotato di tutti i comforts, con wellness e cucina accurata nel caratteristico ristorante alpino. Una vacanza nelle strutture della Union Hotels offre inoltre ulteriori proposte. Il Fassa Park è un ampio parco attrezzato di canazzei con zona dedicata al relax e ai giochi per i più piccoli. Dispone di tendone per organizzare feste, picnic o semplicemente per trascorrere qualche ora in compagnia. Allo Sporting Club and Beauty Gallery di Campitello di Fassa troverete il centro fitness Techno Gym, wellness ed estetica, con percorsi benessere personalizzati e Ayurveda proposti dalle nostre valide estetiste. I lettini massaggio di ultima generazione all'acqua calda o alla sabbia di quarzo riscaldata per una sensazione unica di benessere. Il ristorante Kaiserstube, nel centro di Canazei, è un ambiente rustico e prestigioso, dove vi proponiamo la specialità della cucina regionale, internazionale e i piatti tipici della tradizione ladina. Alla nuovissima Kaiser Keller Pub in centro a Canazei potete gustare le etichette più famose di birra ed assaporare i più pregiati vini nazionali e internazionali. Ideale per après-ski, dopo una giornata di sci ovvero, vi attende in compagnia la storica Taverna Espagnola, proprio al termine della pista del Bosco che conduce direttamente nel centro di Canazei. Il Gran Tobia Taverna Theater, alle porte di Canazei, dispone di un'ampia sala da 800 posti, che è collegata all'American Bar e alla discoteca Exen. È possibile assistere a manifestazioni, spettacoli e intrattenimenti, oppure organizzare meeting e congressi. La discoteca Exen Club di Canazei, con i suoi arredi ricercati in un ambiente raffinato e avvolgente, dispone di diverse sale e privé con altrettante proposte musicali.
È la meta ideale per concludere in bellezza la giornata e affrontarne una nuova. All'insegna del nostro inesauribile entusiasmo e delle nostre proposte. Firmate Union Hotels Canazei, Campitello di Fassi. La Union Hotels Canazei, Campitello di Fassa e la Val di Fassa vivono un legame stretto e profondo nella valle montana più bella del mondo. Siamo nel cuore delle Dolomiti, patrimonio naturale dell'umanità, ai piedi della Marmolada, circondati dalle maestose e imponenti vette del Sella, del Pordoi, del Sassolungo e del Catinaccio, frequentate da sciatori, escursionisti, alpinisti e amanti della natura. In questo splendido scenario, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, l'organizzazione Union Hotel Canazei Campitello di Fassa è lieta di accogliervi con la propria tradizionale ospitalità. L'Hotel Dolomiti, un'imponente struttura nel centro di Canazei, venne realizzata nel 1909 su interessamento della famiglia degli Asburgo e del dottor Cristo Manos, ideatore della grande strada delle Dolomiti ad inizio Novecento. Sono passati più di 100 anni, ma l'Hotel Dolomiti mantiene inalterato il fascino legato alla storia e alla tradizione, rievocando nelle sale e negli affreschi le memorie dell'impero austro-ungarico, coniugati perfettamente con il comfort di moderni servizi, suite romantiche e momenti di piacevole relax nel centro wellness con idromassaggio, cromoterapia, sauna romana e finlandese, bagno turco e sala fitness per gli sportivi. L'hotel Il Caminetto di Canazei, situato in posizione tranquilla e soleggiata, davanti a uno scenario naturale unico, è ben collegato agli impianti di risalita del belvedere Sella Ronda. Dispone di un centro benessere ove poter trascorrere momenti di piacevole relax con ampia piscina e veduta panoramica. Nel complesso alberghiero è inserito il centro di intrattenimento, congressi e spettacoli Gran Tobià Taverna Theater. L'American Bar e l'annessa discoteca Exen Club permettono di completare la giornata all'insegna del divertimento. L'Hotel Bellevue, situato nel centro storico di Canazei, gode di una posizione strategica per la vicinanza agli impianti di risalita del belvedere Sella Ronda e alla pista del bosco, che in inverno permette di raggiungere l'albergo con gli sci ai piedi. L'ambiente è tipico con arredi rustici, con un rilassante centro benessere. E per finire la giornata, buona musica lieta piacevoli serate in compagnia presso la Taverna Espagnola. L'Hotel Rubino offre eleganza e classe. È situato in posizione tranquilla, vicino al bosco, a 2 passi dal centro di Campitello di Fassa e nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita del Col Rodella Sella Ronda. Gli arredi ricercati, le importanti rifiniture in legno pregiato e gli ambienti raffinati creano un'atmosfera rilassante ed avvolgente. Il centro wellness, con ampia piscina, idromassaggio e sauna, permettono di trascorrere momenti di relax e benessere. Il ristorante Il Giglio Rosso propone i piatti della migliore tradizione enogastronomica locale, in eleganti sale, dove l'attenzione del nostro staff soddisfa ogni particolare. A 2 passi dal centro di Campitello di Fassa, anch'esso nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita del Col Rodella Sella Ronda, il Park Hotel Diamant, caratteristica struttura in stile tirolese, è completamente immerso nel verde e nella tranquillità ed offre ambienti accoglienti e caratteristici. L'albergo dispone di parco privato attrezzato e di ampia terrazza esterna. La stube tipica in stile tirolese e il centro benessere La Malga completano la proposta alberghiera per una vacanza serena e rilassante. L'Hotel Grand Chalet Soregues richiama la tradizione e l'architettura ladina in una posizione strategica nel centro di Campitello di Fassa e nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita del Col Rodella Sella Ronda. L'ambiente, come sempre, è curato e rifinito nei particolari, con un'accogliente stube tipica in legno.
Per dedicarsi alla cura del proprio benessere, il centro wellness dispone di mini idropiscina, grotta termale, water paradise, cascata di ghiaccio. Inoltre, all'interno dell'albergo, lo Sporting Club e Beauty Gallery propone una palestra attrezzata, oltre a 5 cabine estetica a tema e ai lettini massaggio. L'hotel Grohmann è situato in zona centrale a Campitello di Fassa, adiacente alla funivia del Col Rodella Sella Ronda. Dispone di tutte le caratteristiche per allietare e rendere confortevole il vostro soggiorno. Atmosfera accogliente, con ambienti in legno pregiato, ampie sale, tradizione culinaria e centro wellness sono gli ingredienti della nostra tradizionale ospitalità. L'hotel Villetta Maria si trova in posizione suggestiva e spettacolare, circondato da boschi e panorami mozzafiato, con collegamento funiviario al circuito della Sella Ronda. È ai piedi del massiccio della Marmolada e del Vernel, storico punto di ristoro per i pionieri dell'alpinismo che volevano cimentarsi con Punta Penia, il picco più alto della Marmolada. Ora è un confortevole albergo, dove l'ambiente molto intimo ricorda il cottage di montagna. È dotato di tutti i comforts, con wellness e cucina accurata nel caratteristico ristorante alpino. Eccoci tornati per il secondo tempo, inizio del terzo quarto, palla per Castelnuovo. Tripla di Marangoni sul primo ferro, rimbalzo per Peric, palla a De Marchi che cerca un passaggio lungo, troppo lungo per Schwimmbacher, finisce per essere una palla persa. Altro possesso per Scrivia, che riparte. Belli fuori per Marangoni. Marangoni contro uno, 1-2 insieme a Premasuna che Fabricini la nega sporcando il pallone. Marchi fuori per Naslawi che serve sotto Peric, cercano il gioco a due, Fabricini gli sfugge la palla, sempre palla possesso per pallacanestro. Fabricini sotto canestro, uno contro uno, si gira, riceve un fallo e va due tiri a canestro. Fabricini, lunetta. Secondo ferro. Fabricini, 1-2. Sono i primi due tiri liberi per la squadra di casa. Prima volta lunetta da inizio della partita. Marangoni, fuori da tre. Alla Baldelli. Cerca di giocare, carica fuori per Premasuna che riporta fuori Marangoni, 5 secondi al tiro, lascia libero Premasuna fuori da 3, primo ferro, fallo sotto canestro, cerchiamo di capire, fallo del 18 bianco ai danni di Castelnuovo Scrivia che si prepara per la rimessa dal fondo. Alla fuori per Baldelli. Leonardi di nuovo sotto a Premasuna, triplicata che si gira e commette infrazione di passi. Alla Naslawi la restituisce a Schwimmbacher, porta su palla, Peric fuori da tre. Alla Fabricini che serve Naslawi all'esterno, Schwimmbacher, 8 secondi al tiro per la squadra di casa. De Marchi palleggia resto e tiro, palla corta, primo ferro. Leonardi fuori da 3. Baldelli palleggia resto e tiro di Baldelli,
Ferro che sputa fuori il pallone, Perri c'è rimbalzo. Ricasa. Abricini che ribalta per Schwimmbacher. Palla in attacco di Fabricini. Pressata che si gira, si sfoga. E l'arbitro gli fischia un fallo di attacco. Stella nuovo. Palla fuori, non si capiscono. Perić che riprova. Un'infrazione di possesso di campo, dubbia, non fischiata dagli arbitri. Castelnuovo trova tre punti facili dall'angolo, ribaltando un pallone, a mio avviso. Sbagliato. Palla canestro Bolzano, Nasrabi fuori da tre. Cerca di servire Fabricini sotto canestro. Prova a giocarsi. All'angolo cieco viene sporcato il pallone. Contropiede Castelnuovo. Premasuna che subisce fallo in transizione, trova pure il canestro. Quindi gioco da tre punti, possibile gioco da tre punti. Schwimmbacher pressata, si libera dando la palla a De Marchi. Palla canestro Bolzano che fatica a eseguire uno schema. Cerca un backdoor per Nasrawi. Premasuna capisce tutto, intercetta il pallone. Palla canestro. Castelnuovo Scrivia che in transizione trova i soliti due punti facili, comodi, appoggiati al tabellone. Cambio per la squadra di casa, esce Schwimmbacher, dolorante per Del Bosco, fuori anche De Marchi, entra Scordino. Nasrawi che serve da sotto Fabricini e non si capiscono. Ottimo da Evai, Castelnuovo sempre in transizione, sempre due punti facili appoggiati al tabellone. Minuto per la squadra di casa. Il programma è offerto da Acciaierie Valbruna Bolzano. Proiettati nel futuro. Green Energy, Wellness e Fitness Center, Secure Planet, specialisti in sicurezza. Inama Decor, dormire sano, vivere con stile. Spar Casse, cassa di risparmio per te e per la tua famiglia. Alperia, anche nello sport siamo l'energia dell'Alto Adige. Mobilificio Cavalli, a Civezzano, arrediamo lo spazio assieme a te. Ballarini Demolizioni. Con stile facciamo venire giù tutto. B2A Rovereto. Robotica industriale, automazione e tracciabilità 4.0. Il programma è offerto da Da fuori per Nasrawi che trova tre punti, lasciata abbastanza libera.
punteggio di 50-26. Squadra ospite che in netto vantaggio può giocare con più tranquillità. Intanto Marangoni sotto con il mismatch contro Scordino, sbaglia però palla canestro Bolzano che torna in attacco. Scordino, serve Nasrawi là fuori, Peric prende posizione, si gira, trova un ottimo backdoor di Cela che però gli sfugge il pallone tra le mani, palla forse un po' bassa, ottima intesa. Tanto un cambio per Castelnuovo, esce Marangoni ed entra Smorto. Baldelli porta su palla, la prima su un attimo Baldelli, fuori per Smorto che riceve sotto, ottima tripla Baldelli fuori, ottima circolazione palla di Castelnuovo che attacca molto bene la nostra zona e trova tre punti facili. Scordino con la finta, fatica a girare palla, Peric, ottimo backdoor, palla bellissima per Nasrawi sotto che purtroppo sbaglia e si lamenta per un possibile fallo non fischiato. E tanto Castelnuovo sempre in transizione, fuori di nuovo per Baldelli da tre, altri tre punti dall'altro angolo opposto. In difficoltà Del Bosco riesce a trovare con un pallonetto Nasrawi sotto canestro che subisce un fallo e rimessa a fondo canestro. Un altro cambio per Castelnuovo, esce Leonardi ed entra Ravelli. Scordino fuori dai tre punti, la Peric, 8 secondi al tiro, Peric 1 contro 1 sto canestro, si gira, non prende il ferro, però c'è Cela che riesce a sporcare il pallone e lanciarlo contro una giocatrice di Castelnuovo e guadagna così in possesso. Altra rimessa per Bolzano dal fondo. Ottima Nasrawi che si gira sotto canestro, viene lasciata libera tra due punti facili là sotto. Peggio di 28-56, netta la differenza. Baldelli, prima Zunag da sotto canestro, uno contro uno contro Peric, si gira molto bene, appoggia e trova due punti. Del Bosco, blocco per Nasrawi, Del Bosco subisce fallo. Scordino, palla lunga per Cela fuori canestro che non prende il blocco di Nasrawi, la riserve all'esterno, un'altra tripla di Nasrawi, purtroppo corta, primo ferro, palla Castelnuovo.
Gatti che domina coi suoi centimetri, riesce a tirare, prendersi il rimbalzo e riappoggiare per due punti facili da sotto. Scordino fuori, chiude il palleggio, la passa a Peric, che si gioca di nuovo l'uno contro uno fino in fondo. Viene stoppata in maniera pulita da Gatti. Castelnuovo in transizione. Altri. Buono scarico in angolo. E trova un'altra tripla di Ravelli, lasciata sola dall'angolo. Bolzano che fatica a gestire intelligentemente i palloni. Nasrawi, 8 secondi al tiro, fuori col fisico, appoggia tabellone, purtroppo sbaglia. Buon rimbalzo di Cela che la passa Scordino dall'angolo, purtroppo prende solo il ferro. Scriva di nuovo in transizione, altra palla dall'angolo. Baldelli, rida 3, lasciata sola. Buon tiro, il ferro sputa fuori, pallacanestro Bolzano a rimbalzo. Un minuto al termine del terzo tempo. Il terzo quarto. Peric da sotto, di nuovo uno contro uno. Il tiro appoggiato morbido al ferro. Cela, cerca di intercettare la palla. Esce Del Bosco, entra Wimbacher, esce anche Peric, entra Fabricini, mentre per Castelnuovo escono Leonardi e Gianolla. Arangoni, fuori da tre. Gatti sotto canestro, esce di nuovo, gioca uno contro uno, ottimo scarico per Ravelli che trova sullo scadere altri 3 punti, sempre da fuori area. Palla un po' troppo lunga per il dai e vai tra Scordino e Nasrawi, un'altra palla persa. Giocano il mismatch, questo Scordino che trova un altro scarico fuori dall'angolo, sbaglia la tripla questo giro, Rulli, 10 secondi alla fine del terzo quarto, Scordino, 6 secondi, gioca l'uno contro uno, fino in fondo, viene fermata fallosamente, 2 tiri. Uno su due per Scordino. 3 secondi alla fine, Castelnuovo che prova a spingere. Un secondo. Sono la sirena. Fine del terzo quarto. 66 per le ospiti, 31 per Bolzano. Il programma è offerto da Acciaierie Valbruna Bolzano. Proiettati nel futuro. Green Energym. Wellness e Fitness Center. Sicure Planet, specialisti in sicurezza. Inama Decor, dormire sano, vivere con stile. Sparkasse, cassa di risparmio per te e per la tua famiglia. Alperia, anche nello sport siamo l'energia dell'Alto Adige. Mobilificio Cavalli, a Civezzano, arrediamo lo spazio assieme a te. Ballarini Demolizioni, con stile. Facciamo venire giù tutto. B2A Rovereto. Robotica industriale, automazione e tracciabilità 4.0. Il programma è offerto da
Acciaierie Valbruna Bolzano. Proiettati nel futuro. Green Energy. Wellness e fitness. Pronto per il quarto e l'ultimo quarto di questa partita già decisa. Tordino ribalta su Nasrawi, si gioca uno contro uno, entra e trova due punti appoggiando a tabellone. Gatti che va a giocarsi uno contro uno contro Scordino, giustamente il mismatch, trova due punti appoggiando al ferro. Morbido il suo tiro, entra. Nasrawi, di nuovo un'altra finta, si rigioca tutto lei. Si lamenta per un fallo non fischiato, perde palla. Morto fuori da tre, lasciata sola, sbaglia, c'è la rimbalzo, prova a spingere la Schwimbacher che ribalta Nasrawi da sola, lasciata sola, purtroppo sbaglia, era comunque un buon tiro da prendere. Gatti fuori da tre, nuovo smorto, mettono ordine in campo, ultima pressione di Cela. Morto che trova uno scarico su Gatti dall'angolo che sbaglia. Ribalzo di Castelnuovo. 10 secondi al tiro. Pick and roll giocato bene con Gatti che però sbaglia. Rimbalzo da sotto canestro di Rulli che subisce un fallo di Nasrawi per due tiri in un'età. Due su due intanto per Rulli. C'è la uno contro uno in velocità, appoggia al tabellone, sbaglia, però c'è Nasrawi a rimbalzo. Prende il suo pallone e riappoggia il tabellone. Altri due punti da sotto canestro. Rangoni fuori per smorto. Palla a Rulli fuori da tre, Gatti da sotto, si gioca uno contro uno contro Fabricini, spalla a canestro, si gira, appoggia al ferro, sbaglia. Tanto Marangoni prende rimbalzo a Scordino sfruttando i centimetri. Altra tripla di Ravelli lasciata con un metro di spazio che non ci pensa due volte, si prende un buon tiro che mette a segno. E nuovo Cela. Palla sotto a Fabricini, servita in malo modo, infatti perde palla, intanto Castelnuovo in transizione, palla sbagliata, parte Cela da sola con transizione, appoggia a tabellone, due punti facili.
Angoni di nuovo per uno scarico su Ravelli che tira dall'angolo, segna purtroppo in ritardo, o per fortuna in ritardo. Bacher per Cela fuori da 3. Palla Fabricini, un po' troppo lunga. Timeout chiamato da coach Sandro Pezzi per la squadra di casa. Il programma è offerto da Acciaierie Valbruna Bolzano. Proiettati nel futuro. Green Energy. Wellness e Fitness Center. Secure Planet. Specialisti in sicurezza. Inama Decor. Dormire sano. Vivere con stile. Sparkasse. Cassa di risparmio. Per te e per la tua famiglia. Alperia. Anche nello sport siamo l'energia dell'Alto Adige. Mobilificio Cavalli, a Civezzano, arrediamo lo spazio assieme a te. Ballarini Demolizioni, con stile facciamo venire giù tutto. B2A Rovereto, robotica industriale, automazione e tracciabilità 4.0. Angoni, serve Ravelli, palla a Bernetti, di nuovo a Marangoni, Ravelli fuori da 3, gioca uno contro uno, gli serve fuori palla, Marangoni, palleggio, arresto e tiro, un po' corto, rimbalzo sempre per Castelnuovo, Marangoni non si prende il tiro, giro palla, smorto uno contro Nasrawi. 2 secondi al tiro, attenta un tiro difficile, corto. Rimessa laterale per alla canestro Bolzano. Infrazione 24 secondi per Castelnuovo che non riesce a trovare un tiro prima dello scadere. E Marchi. Lasciata largamente libera da 3, non si prende il tiro. E Marchi. Sfortunata nella conclusione, ha tirato abbastanza libera. Ottima palla di Marangoni per Smorto che subisce un contatto al tiro. Sbaglia ma va in lunetta per 2 tiri liberi. Uno su due per Smorto dalla lunetta. Schwimmbacher accusa dolore al piede. Necessità di un cambio. Entra Peric al posto di Schwimmbacher. Ottimo, ottima circolazione palla per pallacanestro Bolzano che in una serie di passaggi riesce a trovare Fabricini sotto canestro da sola. Intanto Smorto uno contro uno contro Fabricini. Ottimo movimento e rotazione, riesce a appoggiare bene al tabellone, la palla entra. Ottima giocata da parte di Smorto.
Ottima tripla. Di Sofia lasciata largamente libera da tre, che prende il buon ritmo, riesce a mettere i tre punti fuori dall'arco. Angoni che serve sotto smorto, che non riesce a appoggiare con l'angolo giusto a tabellone, la palla va lunga. Tanto fallo subito da Rulli. Bolzano cerca di rimpostare. De Marchi fuori, che lancia una palla lunga a Nasrawi, che prende bene posizione sotto canestro, si appoggia al tabellone e trova due punti. Ottima palla di De Marchi, scavalcare tutta la difesa. Bernetti fuori, lancia per Marangoni dall'angolo, che prende il tiro dalla distanza e mette altri tre punti facili da fuori area. Nasrawi che serve Peric, tirata giù fallosamente, secondo gli arbitri e anche secondo noi. De Marchi per Peric, che riserve De Marchi, uno dai e vai, ottimo giro palla e Cela, che passaggio poco preciso di Castelnuovo, che torna in transizione, trova altri due punti facili appoggiati a tabellone. De Marchi sempre ad impostare. Cerca di servire Peric, tanto palla sporcata con il piede. Sarà rimessa laterale per palla canestro Bolzano. Palla sotto, un po' lunga. Riuscita a intercettare, buon recupero da parte di Castelnuovo, che va di nuovo in transizione. Palla canestro che lascia troppo spesso scoperta la sua area. E Scrivia che riesce a portare un sacco di punti a casa. Peric intanto riceve, si gira la tre, tiro corto. Buona penetrazione di Bernetti, che però appoggia un po' troppo forte a tabellone. La palla esce. Transizione di pallacanestro. De Marchi per Cela fuori, che sfrutta la velocità, entra. Subisce un fallo. Due tiri in lunetta per lei. Un minuto al termine della gara. Con un punteggio di 84 a 44. Secondo ferro. Uno su due per Cela.
Ernetti con pick and roll, preso molto bene, un cambio difensivo. De Marchi contro Marangoni che la punta. Fallo di De Marchi ai danni di Rulli. Mismatch netto. Cerca di difendere commettendo, spendendo giustamente un fallo. Castelnuovo, una rimessa. Buona circolazione palla. Pernetti entra. Fa confusione col pallone, palla persa di Castelnuovo. 25 secondi al termine della partita. Ultimo possesso. Alla cela. De Marchi porta sul pallone. Alla dentro, ottimo scarico a Peric, coi piedi sulla linea dei tre. Rimbalzo di cela per gli 8 secondi finali. 5 secondi al termine della gara. Sofia da lontanissima. Primo ferro, rimbalzo di Peric. Termine della gara con un punteggio di 84 per Castelnuovo, 45 per le padroni di casa. E ci salutiamo, vi ringrazio. Ci vediamo alla prossima gara. Saluti a tutti. La Union Hotels Canazei, Campitello di Fassa e la Val di Fassa vivono un legame stretto e profondo nella valle montana più bella del mondo. Siamo nel cuore delle Dolomiti, patrimonio naturale dell'umanità, ai piedi della Marmolada, circondati dalle maestose e imponenti vette del Sella, del Pordoi, del Sassolungo e del Catinaccio, frequentate da sciatori, escursionisti, alpinisti e amanti della natura. In questo splendido scenario, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, l'organizzazione Union Hotel Canazei Campitello di Fassa è lieta di accogliervi con la propria tradizionale ospitalità. L'Hotel Dolomiti, un'imponente struttura nel centro di Canazei, venne realizzata nel 1909 su interessamento della famiglia degli Asburgo e del dottor Cristo Manos, ideatore della grande strada delle Dolomiti ad inizio Novecento. Sono passati più di 100 anni, ma l'Hotel Dolomiti mantiene inalterato il fascino legato alla storia e alla tradizione, rievocando nelle sale e negli affreschi le memorie dell'impero austro-ungarico, coniugati perfettamente con il comfort di moderni servizi, suite romantiche e momenti di piacevole relax nel centro wellness con idromassaggio, cromoterapia, sauna romana e finlandese, bagno turco e sala fitness per gli sportivi. L'hotel Il Caminetto di Canazei, situato in posizione tranquilla e soleggiata, davanti a uno scenario naturale unico, è ben collegato agli impianti di risalita del belvedere Sella Ronda. Dispone di un centro benessere ove poter trascorrere momenti di piacevole relax con ampia piscina e veduta panoramica. Nel complesso alberghiero è inserito il centro di intrattenimento, congressi e spettacoli Gran Tobià Taverna Theater. L'American Bar e l'annessa discoteca X & Club permettono di completare la giornata all'insegna del divertimento. L'Hotel Bellevue, situato nel centro storico di Canazei, gode di una posizione strategica per la vicinanza agli impianti di risalita del belvedere Sella Ronda e alla pista del bosco, che in inverno permette di raggiungere l'albergo con gli sci ai piedi. L'ambiente è tipico con arredi rustici, con un rilassante centro benessere. E per finire la giornata, buona musica lieta piacevoli serate in compagnia presso la Taverna Spagnola. L'Hotel Rubino offre eleganza e classe. È situato in posizione tranquilla, vicino al bosco, a due passi dal centro di Campitello di Fassa e nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita del Col Rodella Sella Ronda. Gli arredi ricercati, le importanti rifiniture in legno pregiato e gli ambienti raffinati creano un'atmosfera rilassante ed avvolgente. Il centro wellness, con ampia piscina, idromassaggio e sauna, permettono di trascorrere momenti di relax e benessere. Il ristorante Il Giglio Rosso propone i piatti della migliore tradizione enogastronomica locale,
in eleganti sale dove l'attenzione del nostro staff soddisfa ogni particolare. A due passi dal centro di Campitello di Fassa, anch'esso nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita del Col Rodella Sella Ronda, il Park Hotel Diamant, caratteristica struttura in stile tirolese, è completamente immerso nel verde. Prova. Eccoci al termine della gara, gara difficile per la di casa, aperta. Coach Sandro Pezzi. Sì, devo dire che come intensità le ragazze hanno cercato di stare alla pari Castelnuovo Scrivia, indubbiamente Castelnuovo ha fatto un buon allenamento. Loro dal punto di vista tecnico hanno delle grandissime tiratrici. Quando sono libere sul perimetro fanno quasi sempre canestro. Noi abbiamo un reparto di esterne che probabilmente è in un momento difficile come realizzazione, ci appoggiamo molto di più a conclusione del canestro. Abbiamo perso effettivamente, come dicevo, parecchi palloni, anche delle volte non particolarmente in questo dalla difesa avversaria, proprio errori di genuità, di tecnica, questo ci ha naturalmente penalizzato. Poi direi che sono stati anche degli errori sul canestro, dovevamo prendere qualche rimbalzo in più, però penso che Castelnuovo Scrivia è primo in classifica, sta andare in A1, è alla nostra portata. Ah, è stata comunque una bella gara. Ottime tiratrici. Faticare. Sì, diciamo che è una lotta abbastanza impari perché, ripeto, squadra attrezzata per andare in A1, noi stiamo lottando per una squadra piena di... Era un pochino di gap. Spero che... Spera sempre che l'avversaria sia in una cattivissima tornata, noi facciamo stellare. Oggi in realtà loro hanno giocato molto bene, noi niente, ma non basta per inserire. Chiaro, ti ringrazio Sandro, e speriamo nella prossima. Grazie. Grazie mille.
Eccoci insieme al coach di Castelnuovo. È stata una gara alla senso partita. È stata giusta emozione. È ovvio che tra le due squadre in questo momento c'è troppa differenza. Differenza nata dalla sfortuna di una straniera stava facendo bene, calato Lontano, Melli che doveva venire. È chiaro che quando una squadra è per fare un campionato tranquillo, salvarsi, prova a perdere tante giocatrici, è difficile poter poi questa è chiaramente alla loro portata. Noi oggi abbiamo giocato anche una giocatrice della serie. Sia chiaro che in questo momento deve essere d'accordo, abbiamo avuto molta sfortuna con le giocatrici, dobbiamo di dare il massimo, buoni abbiamo palloni grazie, in bocca al lupo anche a voi, nella speranza che le ultime giornate possa invertirsi questa tendenza. Ci speriamo e ci crediamo. Grazie mille, buon rientro. Grazie. Grazie a tutti. Ci vediamo a incontro in casa. Saluti.